Salve proprio YouTube, bentornati a questa blind run, a questo let's play di Odalus. Allora, come vi ricordate dell'ultimo episodio, avevamo incrociato un boss abbastanza ostico, un po' come l'altra volta, insomma, con quella tipa che mi ha fatto frenare. Allora, vediamo. Ora facciamo così, tentiamo di superarla. Voglio provare anche a vedere se riesco a raggiungerlo da qui, senza risaltando quella guardia munita di spadone. Bravo, bravo, bravissimo. Basta. Qui beh, c'è anche una cura. Sì, si può saltare. Vediamo, allora qui bisogna fare un po' di salto zigzag tra le cose, qui per adesso non ci serve niente. E proviamo, vediamo, facciamo un altro tentativo con questo boss, devo capire bene quali sono le tecniche per ucciderlo. Questo dialogo l'abbiamo già letto 6 volte. Vediamo, allora, è su, bravo. No, non così. Questa è nuova però, ecco. Bravo, ho saltato proprio sui suoi. Eppure non so come. Cioè viene dall'altezza in cui lo fa. Cosa però che mi dà un po' fastidio rispetto anche al Castlevania è che non c'è una barra di salute dei boss. Quindi io qui. Bisogna partire con molto più efficienza. No! Finito le asce. Proviamo con le torce. Ale! È stato più facile di quanto non pensassi. Benissimo, abbiamo trovato un'altra a redstone, quindi un altro frammento di pietra rossa. Quindi, ecco, l'altra volta non avevo letto la pietra rossa. You feel strange and you non easy. Anche qui ci sentiamo un po' strani. È tutto scomparso. Cosa è successo? Ah no, siamo tornati alla mappa. Bene, quindi adesso. E con ciò? Cosa dobbiamo fare? Interessante, proviamo a tornare qua a vedere che cosa. Ecco qui sicuramente c'è un doppio salto, ragazzi, impossibile che non ci sia. Lo facciamo se no a raggiungere quel baule. Allora. Visto che ci siamo, prendiamoci un po' di lance. E voglio provare a tornare da quel boss, cioè nella stanza di quel boss, perché non mi torna. Dove sono finito? Ah, allora no! Come dicevo io, invece la droga pensavo che fossero univoci, invece mi sono teletrasportato in varie parti del. No. Allora scusate, mi sono perso un secondo. Qui. Ah no, scusate, con questo teletrasporto noi andiamo, torniamo indietro. Ok, scusatemi. Quindi per raggiungere il boss. Non posso, non devo rifare tutto questo per raggiungere il boss. Allora, sicuramente un power up non mi è stato dato. Quindi è molto strano, però mi sembra molto strano che sconfitto quel boss. Siamo costretti a tornare alla mappa senza una ragione. Diciamo così, proviamo a tornare alla mappa e torniamo qui. No, scusate, come al solito sbaglio tasto. Proviamo a. Questa cosa è un po' scomoda, però. Perché qua c'è comunque un'altra via. Vediamo, forse si sblocca qualcosa. Entrance, non secret passage. Allora, torniamo qui. E vediamo se magari è successo qualcosa. Perché mi sembra strano che
Una volta sconfitto il boss, si venga risputati, così si venga buttati sulla mappa senza un power up, senza niente, senza un indizio su come proseguire. Quindi sono veramente molto così partito. Ancora quella scintillante, no? Non è più tornata, boh, strano. Allora, vediamo, proviamo ad andare su di qua. Ma però ce l'hanno andati qua. Qui ci sono quei blocchi. Aspetta. No. Ah no, qui non c'è più niente, scusate, ho perso del tempo prezioso nel fare una cosa inutile. Qui c'è più il bonus che c'era prima, ok, tutti questi bonus non rispondono, rispondono solo gli scrigni. Questi possiamo anche ucciderli anche se ci danno soldi, quindi ucciderli. Poi. Oh, ma qui anche qui c'è quella cosa che non si riesce a raggiungere. Andiamo a giù di qua. Sono sciocco, penso sempre di riuscire a distruggere quella pianta in tempo prima che spugni quel suo attacco, ma in realtà non sono riuscito mai. Allora. Qui si trovava la ricca che ci permetteva di spostare questi pesi. Poi eravamo in questo tempio. Però non riesco a capire che cosa dobbiamo fare per andare avanti, effettivamente, perché io sono prima, nell'episodio precedente, come vi ricordate, sono tornato indietro per esplorare quel punto, oddio, con i blocchi che bloccavano quella via in basso, però si arrivava in un punto dove non si poteva andare avanti senza una sorta di doppio salto. Quindi come facciamo a... La strada è virtualmente chiusa per adesso. Quindi io qui dove devo andare? Qua c'era questo macchinigegno che non si apre. Andiamo a provare con lui. No, questo ci dice la stessa cosa che c'è l'altra volta. Andiamo andare giù di qua, che era il punto segreto. Ecco, qui abbiamo questo enigma. Forse c'è un modo. Penso che questo enigma, allora possiamo provare a fare questo. Allora, perché qua, scusate, okay. Qui andando giù, vedete, abbiamo un'altra stanza molto simile a quella sopra, dove però non c'è blocco, però possiamo aprire una di queste. E sotto ne abbiamo una terza. E una porta, che è ancora chiusa, quindi probabilmente avremo modo di aprire riempiendo tutti questi blocchi. Allora io farei tanto una cosa. Io l'altra volta non mi ho rischiato a infilare il blocco in uno di questi qui, ma secondo me a un certo punto dobbiamo provare. Ecco.
Ah. Quindi è tutto esploso. Qui invece no. È andato bene. Ah! Ho capito. Supriamo un bandallo di qua. No. Allora, dobbiamo tornare su e farlo cadere ancora in quello del, centro che è rimasto. Ok. Non è questo. Sarà questo secondo me. Non potrà essere sempre quello centrale, sarebbe troppo facile. Infatti. Ok, e qui abbiamo il terzo. Secondo me, senza saper leggere né scrivere, scusate, è un po' buia la. La mia ripresa, non me l'ho accorto. Siamo a 11 minuti. Ale, aperto. Bene ragazzi, qui siamo a 11 minuti. Quindi direi che possiamo anche chiudere l'episodio qui. Il decimo, se non ricordo male. E magari accendo anche un po' di luce. Così per scaldare un po' l'atmosfera. E direi che ci fermiamo qui e continueremo l'esplorazione di questo fantastico gioco, cosa, per vedere cosa c'è al di là di quei blocchi, nel prossimo episodio. Contenti? Benissimo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!